Roberto. Sì, ho richiamato le parole di Calamandrei, ci ricordava proprio questo, che la libertà è come l'aria. Ci accorgiamo di quanto vale proprio quando comincia a mancare. E in questo momento stiamo percependo fortemente del dono preziosissimo, straordinario, che ci è stato fatto dalle donne e dagli uomini della liberazione e della resistenza, e che noi oggi percepiamo, ovviamente con le differenze del caso, perché possiamo soltanto comprendere quello che non avremmo mai compreso, capire quanto oggi noi ne siamo custodi di questo dono, e soprattutto siamo testimoni per il presente e per le generazioni future. Lei ha detto la libertà, la resistenza sono stato un atto d'amore. Sì, perché in questo momento sentiamo il nostro popolo unito in questa lotta della nostra epoca, contro il virus che quotidianamente stiamo combattendo, e ricordare che quella liberazione, che la nostra liberazione, è stato un atto di amore verso il nostro paese, il suo futuro, ci aiuta assolutamente a recuperare e ricordare quelle che sono le nostre radici, le radici su cui si fonda la nostra Costituzione, i valori di libertà e di uguaglianza e di giustizia sociale, che ci consentiranno sicuramente di uscire più forti da questo dramma, dal dramma che stiamo vivendo in questi giorni. Questo è il messaggio più importante che voglio mandare, che è rivolto ricordando il diritto alla salute anche, che è un portato di quella liberazione e di quella resistenza, della nostra resistenza e della nostra Costituzione, e quindi richiamando l'importanza del lavoro dei medici, dei sanitari, degli infermieri, e ricordare anche le tante famiglie di coloro che oggi non ci sono più, non possono festeggiare con noi questo momento. Che sia l'ultimo 25 aprile senza una piazza gremita, da cittadini, da istituzioni, e che presto torneranno a raccontarci ciò che la liberazione rappresenta, che è molto di più rispetto alla libertà, perché la contiene, la esalta la libertà e la disegna, così come la Costituzione prevede, uguale per tutti.